E Radio Radicale, siamo con Jacopo Morrone della Lega, membro della Commissione Giustizia, per parlare della notizia che Matteo Renzi sarà direttore del Riformista, che è un quotidiano che si occupa molto di giustizia. Allora, è rimasto sorpreso da questa notizia. Tra l'altro ricordo che Pannella negli anni 70 fu direttore di Lotta Continua, fu direttore di parecchie riviste per difendere quei periodici. Allora, come ha trovato questa iniziativa di Renzi? Ma un'iniziativa, c'è un editore, lo ha chiamato, si vede che ha valutato il profilo di Renzi idoneo per quel ruolo, un ruolo sicuramente non semplice, a me non mi ha mai chiesto nessuno di fare il direttore di un giornale, però un bocca al lupo, questo devo dire. Allora, lei pensa che Renzi utilizzerà questa direzione per fare delle battaglie sulla giustizia e anche per, insomma, se arriverà una querela a quel quotidiano, quella querela necessariamente, visto che riguarda anche il direttore responsabile, passerà per la giunta delle immunità del Senato? Allora, innanzitutto penso ci sia un codice deontologico anche nell'ordine dei giornalisti professionisti, quindi penso ci sia determinate norme cui rispettare naturalmente, quindi mi immagino abbiano fatto tutti i passaggi, le verifiche del caso, quindi non so cosa dire, nel senso che penso si debba essere trattato come tutti quanti gli altri direttori e come tutti quanti gli altri che si occupano di giornalismo, e stesso caso si occupa di giustizia e Riformista, bene, ci auguriamo che sia dalla nostra parte per le battaglie storiche della Lega, quale la separazione delle carriere, quale ad esempio per quanto mi riguarda alcune riguardanti la polizia penitenziaria. Adesso ci sono tanti temi, quelli del processo civile, sul processo penale, sull'abuso d'ufficio, le tutele verso i sindaci, verso gli amministratori, quindi sono tanti temi. Se si occupa di questi, bene, mi fa piacere, mi auguro che tenga un comportamento così lineare, trasparente, il più possibile imparziale, perché naturalmente tutti gli organi di stampa sono utili per appunto comunicare all'esterno e mi auguro che chi lo legge possa avere un giudizio il più possibile imparziale, neutro e farsi una propria opinione senza essere indirizzato. Comunque è una notizia positiva secondo lei? Ma non è che devo commentare se è positivo o non positivo, io posso fare un in bocca al lupo, quando uno riceve un ruolo da un incarico di governo a una presidenza, in questo caso a un posto di lavoro, gli faccio un grande in bocca al lupo e buon lavoro. Chiederà di scrivere qualche articolo a Renzi? Ma io non ho mai chiesto di scrivere ai giornalisti. Manda delle riflessioni, glielo proporrà, se capiterà. Manderò come a tutti quanti quelle che sono le nostre informazioni. Ecco, la prima cosa che potrei mandare è quella dell'equo compenso la settimana prossima, che dopo 5 letture vedrà, speriamo, la luce, sarà finalmente legge. Cioè la mia firma è quella del Presidente del Consiglio Meloni, quindi per me è motivo di orgoglio ed è aspettata da tanti professionisti, liberi professionisti, professioni ordinistiche non, che l'aspettano da diverso tempo. Quindi è un primo passo verso la tutela dei liberi professionisti. Quindi l'equo compenso forse è il primo tema a cui si dovrà occupare. Quindi benvenga. Bene, grazie a Jacopo Morrone della Lega. Grazie a voi.